5 utilizzi preferiti dell'olio di cocco. Quindi, come utilizzo io l'olio di cocco? Lo utilizzo veramente tantissimo perché è un olio che mi piace parecchio per i capelli, per il viso, per il corpo, per tantissime cose, perché oltre ad essere molto nutriente è anche molto leggero, quindi è adatto soprattutto se non vi piace utilizzare degli oli troppo pesanti sulla pelle o sui capelli. Oggi vi faccio vedere come utilizzo io appunto l'olio di cocco e lo utilizzo in 5 modi differenti. Partiamo subito. È quello appunto di struccante, quindi lo utilizzo per struccare in particolar modo gli occhi, che è una zona molto delicata del viso, e soprattutto utilizzare l'olio di cocco aiuta non solo a rimuovere qualsiasi traccia di trucco, ma anche aiuta ad idratare la parte del contorno occhi. A parte che strucca da Dio, veramente toglie tutto, anche il trucco waterproof. Io trucco soprattutto l'occhio con l'eyeliner e tantissimo mascara, quindi l'olio di cocco strucca benissimo. E poi è un prodotto naturale, quindi non fa male alla pelle, inoltre è super economico, quindi risparmiate tantissimi soldi utilizzando l'olio di cocco come struccante. Un altro utilizzo che faccio è quello di idratare le punte dei capelli. Allora, l'olio di cocco può essere utilizzato anche come maschera per capelli, però io, avendo un cuoio capelluto grasso, non vado a mettere l'olio di cocco sul cuoio, ma che faccio? Lo vado a mettere soprattutto sulle punte, o sulle punte leggermente inumidite, quindi quando finisco di lavare i capelli, oppure quando il capello è asciutto, quindi per dare una sorta di styling al capello. Aiuta a disciplinarlo, soprattutto se avete delle punte molto molto secche o dei capelli molto crespi. Ecco, l'olio di cocco aiuta appunto a disciplinare i capelli. Inoltre, se mettete l'olio di cocco il giorno prima di lavare i capelli, quando poi andrete ad asciugare i capelli, le punte saranno super 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 morbide, non avrete bisogno di applicare appunto nessun prodotto, neanche l'olio di cocco stesso, perché l'avete messo appunto il giorno prima e in qualche modo è come se aveste fatto una mini maschera alle punte dei capelli. Inoltre aiuta anche a prevenire le doppie punte se utilizzato con costanza. Un altro utilizzo che faccio è quello di unire una crema corpo, quella che utilizzo tutti i giorni, insieme all'olio di cocco, quindi do un'idratazione maggiore alla pelle. L'olio di cocco insieme alla crema, una crema magari non troppo pesante, leggera, aiuta appunto a dare molta molta più idratazione. Infatti utilizzo questo mix soprattutto sui gomiti, sulle ginocchia, sui talloni, sulle parti appunto molto aride del mio corpo. Quarto, utilizzo fare uno scrub labbra. Utilizzare l'olio di cocco insieme a dello zucchero bianco o zucchero di canna, come preferite, aiuterà a scrubbare le labbra, ma non solo, anche a idratarle. Quindi è molto delicato come scrub ed è perfetto per le labbra, e avrete subito dopo delle labbra super super morbide senza pellicine. Utilizzo un po' particolare, qui avrete bisogno di un olio di cocco commestibile, mi raccomando, e se non lo è, comunque assicuratevi che non ci siano dei conservanti all'interno. Con questo utilizzo potrete sbiancare i vostri denti, perché l'olio di cocco è ottimo per sbiancare i denti e soprattutto per eliminare i batteri all'interno della bocca. Sembrerà strano, ma in realtà è proprio così. Quindi un cucchiaio di olio di cocco sciolto, quindi mi raccomando non caldo, tiepido, ecco, lo tenete in bocca 20 minuti e poi sputate via l'olio di cocco e risciacquate la bocca. Vi assicuro che se utilizzate questo rimedio più e più volte, o almeno diciamo una volta a settimana, vedrete dei risultati, avrete dei denti molto molto più bianchi. Allora ragazzi, questo è tutto, spero che il mio video vi sia stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e a tutti i miei social. Se vi piace questa tipologia, mi raccomando, fatemelo sapere giù nei commenti e lasciatemi un bel pollice in su. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!